A novembre, gli abbonati al PlayStation Plus troveranno ad attenderli Bound e Worms Battleground su PS4, mentre su PSVR sarà disponibile gratuitamente anche Until Dawn Rush of Blood. Se da un lato, almeno rispetto ai mesi precedenti, gli utenti possono lamentare la mancanza di veri e propri giochi AAA, dall'altro l'offerta risulta comunque decisamente varia in termini di generi videoludici. Passiamo quindi in rassegna tutti i titoli disponibili per il PlayStation Plus di novembre. Bound ci mette nei panni di una ballerina che si muove a passi di danza in un mondo astratto. Dal punto di vista ludico, ci troviamo di fronte a un platform 3D basilare, dove la protagonista sarà in grado di camminare, saltare e correre da una piattaforma all'altra, anche se la linearità dell'avventura prende il sopravvento sin dai primi minuti. La nostra misteriosa ballerina, alla fine di ogni livello, sarà chiamata a danzare per sconfiggere i propri mostri personali. Il ballo, inoltre, è l'unico modo per evitare gli attacchi acustici dei nemici. Bound è sicuramente un'opera complessa e affascinante, giocabile nella sua interezza anche con PlayStation VR. Il secondo titolo del mese su PlayStation 4 è Worms Battlegrounds, l'ultimo capitolo della popolare serie di titoli strategici sviluppata da Team 17. Esattamente come gli episodi precedenti, i nostri piccoli vermiciattoli potranno utilizzare tantissime armi diverse, tra le quali troveremo anche qualche strumento davvero bizzarro. Presente anche una corposa campagna single player composta da oltre 25 missioni, insieme al ricco comparto multiplayer disponibile sia in locale sia online. Come se non bastasse, a completare l'offerta, ci pensa la modalità Worms Ops, caratterizzata da varie missioni a tempo ambientate in 5 stage diversi. Gli abbonati al PlayStation Plus, dotati di visore VR, possono scaricare gratuitamente anche Until Dawn Rush of Blood. Sviluppato dai creatori dell'originale survival horror su PS4, Rush of Blood è un coinvolgente spin-off dedicato interamente a PlayStation VR, in cui i giocatori si lanceranno sulle montagne russe più inquietanti di sempre. Ci toccherà allora armarci fino ai denti e farci strada tra orde di nemici assetati di sangue e creature da incubo provenienti da ogni direzione. Per sopravvivere il più a lungo possibile, dovremo quindi sfruttare i due move e sparare alle orrende creature che popolano 7 livelli del gioco. Il primo titolo di novembre ad arrivare su PlayStation 3 è R-Type Dimensions, una versione riveduta e corretta dei primi due capitoli della popolare serie di sparatutto a scorrimento. I giocatori, infatti, potranno farsi largo fra ordini di nemici extraterrestri, combattendo in ben 14 livelli. Il gioco presenta inoltre due modalità, entrambe giocabili in single e multiplayer. Ragdoll Kung Fu, Fist of Plastic, è un interessante fighting game uscito in esclusiva su PlayStation 3 nel 2008, caratterizzato da un motore fisico che consente il movimento dei personaggi a 360 gradi. Il sistema di combattimento è semplice da apprendere, ma più complesso da padroneggiare. Alle classiche mosse d'attacco si aggiunge la possibilità di afferrare armi e oggetti da scagliare contro i nemici. Non mancano però colpi speciali, attivabili grazie ai sensori di movimento del DualShock 3. Il titolo prevede una serie di sfide da completare nella modalità single player, ma è nel multiplayer offline a 4 giocatori che si esprime al meglio delle sue possibilità. Broken Sword 5, la maledizione del serpente, è l'ultimo capitolo del popolare franchise di avventure punta e clicca che sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation Vita. Suddiviso in due episodi, entrambi inclusi col PlayStation Plus, ci uniremo all'avvocato George Stobart e alla giornalista Nico Collard, che questa volta dovranno sventare una terribile cospirazione in grado di mettere in pericolo l'intero pianeta. Armati soltanto del loro ingegno, i protagonisti saranno chiamati a risolvere vari enigmi e a raccogliere indizi che li avvicineranno sempre di più alla risoluzione del mistero. Dungeon Punks è un action RPG contraddistinto da un sistema di combattimento tag team e da una modalità rissa PvP in locale. Potremmo affrontare l'intera avventura sia in solitaria che in compagnia dei nostri amici, oppure cimentarci in una delle 11 differenti arene di combattimento previste dal team. Recluteremo e controlleremo 6 eroi mutanti ed esploreremo 12 ambientazioni caratterizzate ognuna da un'epica battaglia contro un boss di fine livello. La longevità della campagna si attesta a circa 13 ore di gameplay, che aumenteranno a dismisura nel caso si decida di affrontare anche il New Game Plus o di dedicarsi interamente alle varie attività multiplayer. Si chiude così l'offerta del PlayStation Plus di novembre. Buon divertimento a tutti gli abbonati.